Iscriviti ai canali Blue Voice Live e Rubrica Dialoghi di Claudia Marcelli. Attiva la campanellina per non perdere le novità. E se desideri guardare video senza pubblicità e usufruire di sessioni private con me, clicca su Abbonati. Buona visione! Il Trattato della reintegrazione degli esseri nelle loro prime proprietà, virtù e potenze spirituali e divine, opera dogmatica e compendio della dottrina segreta insegnata da Pascaly, ha la forma d'un corso professato ex cattedra. L'autore si rivolge al lettore con il tono del maestro che conversa con gli allievi, prevede le loro obiezioni e le confuta in anticipo, previene le domande che potrebbero rivolgerli, si sforza di dissipare gli eventuali loro dubbi, dando prova della sua buona fede e dell'esattezza delle sue informazioni. Il trattato, scritto per i soli membri dell'ordine, fu il Vangelo degli eletti Cohen. A tutti i membri della società Cotison era consegnata una copia assieme ai quaderni e alle istruzioni del grado. Iniziata nel febbraio 1771, è rimasta incompiuta. Ma per quanto incompleto sia, il trattato presenta nelle sue 388 pagine uno sviluppo molto importante per dare un'idea sufficiente del sistema mistico della società. Ciò che peraltro consola il lettore giunto all'ultima pagina di un testo bruscamente interrotto è che le dottrine che costituiscono la materia del trattato non possono essere estratte che a un prezzo di un lavoro assai penoso. L'opera tradisce ad un tempo la precipitazione con la quale è stata redatta, l'inesperienza dell'autore e la mancanza di cultura francese dello scrittore. Pascaly ignora del tutto le regole più elementari della composizione. Incapace di seguire, o anche di concepire, un piano logico e chiaro, egli si perde in digressioni o ripetizioni e invano si sforza di riannodare di tanto in tanto l'interrotto filo del suo discorso. La fatica del lettore che erra senza guida in questo labirinto è accresciuta ulteriormente dall'asprezza dello stile e dall'oscurità dei termini. Il trattato è stato pensato in lingua straniera, come rivelano i costrutti e le espressioni quali far forza di legge, per un tempo immemorabile, e gli errori di lingua e di sintassi di cui troviamo nelle citazioni numerosi esempi che rendono certi passi quasi inintelligibili. Intricato, oscuro e scorretto nel corso di tutta l'opera, lo stile diventa veramente insopportabile quando l'autore pretende di migliorarne il tono. Il Trattato della reintegrazione si presenta come una specie di sommario e di versione segreta dei primi libri del Pentateuco, in particolare della Genesi e dell'Esodo. Espone a modo suo la creazione di Adamo e di Eva, tratta del peccato originale, racconta la storia della discendenza della prima coppia e della stirpe di Caino e di Set, descrive il diluvio, poi passa a Noè, ad Abramo e sua discendenza, alla posterità di Isacco, narra la fuga dall'Egitto, si dilunga con compiacenza sulla parte recitata da Mosè, dice alcune parole sui giudici e si interrompe bruscamente dopo l'incontro di Saul con la pitonessa. Il racconto perde chiaramente ogni interesse non appena Mosè abbandona la scena. Il legislatore degli ebrei è, per il nostro autore, il personaggio centrale. Con il pretesto di esporre l'insegnamento che Mosè, interprete di Yahovah, diede al popolo di Israele, Pascaly attribuisce al profeta che parla con verità secondo l'Eterno e presenta, come rivelate da Dio, le teorie metafisiche che fa conoscere ai suoi discepoli. Questa tendenza, così chiaramente dimostrata nella seconda metà del trattato, si intravede già nella prima,
poiché la pretesa storia dei patriarchi, da Adamo a Giacobbe, non serve che ad illustrare allegoricamente le dottrine mistiche esposte nella reintegrazione. Queste dottrine costituiscono una cosmogonia ed una antropologia esoteriche. Pretendono di dare la chiave del destino passato, presente e futuro dell'uomo, e sono giustificate da un'esegesi biblica che mutua i suoi metodi dal simbolismo, dalla aritmosofia e dalla geometria mistica. La cosmologia della reintegrazione, in sostanza, è una pneumatologia. Così leggiamo. Prima dei tempi, Dio emanò degli esseri spirituali. I primi spiriti emanati dal seno della divinità erano distinti tra loro per virtù, potenze e nomi. I nomi di queste quattro classi di spiriti erano più forti di quelli che diamo comunemente ai cherubini, serafini, arcangeli ed angeli, i quali sono stati emancipati dopo. Inoltre, questi quattro primi principi di esseri spirituali avevano in sé una parte della dominazione divina. Solamente questi esseri spirituali divini, emanati direttamente da Dio e che erano innati nella divinità come il seme della riproduzione delle forme, è innato nei vari organismi che compongono l'universo materiale, sono reali ed imperituri, cioè hanno una propria esistenza assoluta, eterna. Essi esisteranno sempre innati nella divinità. Accadde che alcuni capi spirituali divini prevaricassero, abusando della libertà che Dio aveva loro accordato. Infatti, Dio aveva lasciato gli esseri emanati liberi di agire conformemente ai loro pensieri e alla loro volontà particolare, non potendo leggere nelle cause seconde e temporali, né impedire l'azione senza derogare alla sua esistenza di essere necessario e alla sua potenza divina. Dio, non potendo leggere nel pensiero, come ho già detto, dice Pascalì, se non quando è concepito e non potendo distruggere la volontà degli esseri spirituali. Gli spiriti ribelli vollero avere una parte superiore a quella loro attribuita. Agenti secondari dovevano agire solo come strumenti della divinità. Incitati dall'orgoglio, vollero emanare a loro volta degli esseri spirituali che dovevano dipendere solo da essi. Usurparono l'onnipotenza divina, pretendendo dar vita con la loro potenza alle cause terza e quarta. L'errore dei primi spiriti, quella semplice volontà criminale che è il principio del male spirituale, ebbe tre importanti conseguenze. Dapprima, Dio creò il mondo materiale per essere il luogo fisso in cui gli spiriti perversi dovevano agire, esercitare in privazione, cioè privi di qualsiasi comunicazione con Dio, la loro malizia, e per essere il limite delle loro operazioni cattive. In questa prigione, gli spiriti decaduti, non facendo più parte della divinità che aveva rotto qualsiasi rapporto con essi, furono emancipati, cioè liberi non solamente di volere, ma anche di potere agire in totale indipendenza nel dominio loro assegnato. In secondo luogo, la divinità, al fine di dare alla prigione un guardiano, procedette ad una seconda emanazione, quella del minore spirituale, chiamato comunemente Adamo o primo padre temporale, ma che gli iniziati chiamano Ryu o Ru, termine che significa uomo Dio fortissimo in saggezza, virtù e potenza. Questo essere spirituale, dotato di tre doni,
che sono in lui il pensiero, l'immagine e la somiglianza del Creatore. Era destinato ad essere incessantemente contrapposto al malvagio demone per contenerlo e combatterlo. Affinché fosse all'altezza del suo compito, ricevette la stessa potenza di cui erano stati dotati tutti i primi spiriti nel momento della loro emanazione, e sebbene emanato dopo di essi, divenne loro superiore e primogenito per il suo stato di gloria e per la forza del comando che ricevette dal Creatore. Tutti gli spiriti furono a lui sottomessi. Gli spiriti perversi, perché avevano perduto la potenza originale in punizione della prevaricazione. I buoni spiriti, perché il minore aveva ricevuto nell'atto della sua emanazione la potenza concessa in origine ai primi spiriti emanati. Poiché questa prevaricazione arrivò prima che i minori fossero emanati, essi non poterono riceverne alcuna macchia né alcuna comunicazione o contagio. Così non arrivò per essi alcun cambiamento nella loro classe e per questa ragione essi furono i depositari della grande potenza della divinità. Sì, Israele, la temibile potenza quaternaria, autorità sugli spiriti, fu affidata ad essi, poiché questi minori erano spiriti puri e senza macchia, emanati dal seno della giustizia e della santità per manifestare la gloria e la forza del Creatore.